Nuovo video. Oggi vi voglio parlare in modo un po' più dettagliato del Zhiyun Crane M, che mi è stato inviato dalla marca Zhiyun, appunto questo brand che fa attrezzatura per video, come stabilizzatori, eccetera eccetera. Non sono una professionista, sono una semplicissima ragazza che ha aperto un canale anni fa, il quale si è appassionata poco a poco alla fotografia, ai video e a tutte queste cose che stanno dietro, insomma, a quello che vedete sul canale. Mi è stato regalato questo stabilizzatore che io sto veramente amando alla follia. Questo è lo stabilizzatore in questione e è montato su un manfrotto che è un treppiedi piccolino portatile. Serve per riuscire ad avere un appoggio stabile ed equilibrato per poter bilanciare poi la fotocamera sopra lo stabilizzatore, perché altrimenti verrebbe tutto un po' alla carlona e tutto va fatto tranne che le cose alla carlona con queste robe, perché se non si stabilizzano bene, se non si bilanciano bene, non funzionerà poi bene tutto l'ambaradam. Con questo potete correre, saltare, tremare, fare qualsiasi cosa che lui stabilizza tutto. È veramente una roba fantastica. Questo è un Crane M, quindi è un medium size, non è quello più grande. Ovviamente le fotocamere o le videocamere che possono essere montate su questo hanno un limite di peso e di grandezza, perché come vedete ha una guida, cioè nel senso voi più grande di così non lo potete mettere, perché altrimenti non passa di qua e non passa di qua, perché deve passare in entrambi i lati. Quando voi andate a registrare dovete essere capaci di poter fare questa cosa per poter registrare anche sotto sopra. È una roba fichissima e vi aiuterà tantissimo per fare le riprese dal basso che poi finiscono in alto. Qua dietro troviamo anche un telecomando incorporato con un piccolo joystick dove voi potete spostare il braccino, quindi potete girare la vostra videocamera. Collegando un filo dalla vostra videocamera a questa parte qui, questa parte qua laterale, potete anche zoomare, quindi controllare proprio la fotocamera che avete montato sullo stabilizzatore e scattare delle foto. Con questo pulsante mode invece cambiate le modalità di registrazione del vostro video, perché registrate dalla videocamera, è vero, però è lo stabilizzatore ad aiutarvi a dare un senso a quello che state riprendendo. La prima modalità è quella di base, quando si accende appunto lo stabilizzatore. Quello che gli facciamo fare è lo stabilizzatore, quindi dove lo indirizziamo lui segue quello che il polso, la mano fa, cioè nel senso se vogliamo riprendere una cosa e giriamo, lui prende e gira. La seconda modalità invece è quella dove praticamente lo stabilizzatore si blocca. Da questo braccino, quando si gira, la fotocamera rimarrà fissa, quindi voi potete girare intorno allo stabilizzatore e intorno alla vostra videocamera che lui non si muoverà di una virgola. Tutte e tre le modalità sono molto fighe, l'ultima invece mi pare che è quella che può riprendere dall'alto al basso e poter fare un po' più liberamente tutte le riprese che si vogliono. Imparerò, perdonatemi, però sono qui per farvi vedere insomma questa chicca e farvi vedere come sto imparando ad utilizzarla. Sicuramente vedrete più avanti nei miei video, quando utilizzerò questo bellissimo accessorio, dei video sempre un po' più
capaci, ecco, perché è normale, quando si utilizza una cosa poi si impara. Esiste anche un'applicazione, quindi qua, tramite questa app voi potete controllare la stabilizzazione, il bilanciamento dal telefono o dall'iPad, quello che si vuole utilizzare, ed è molto comoda questa cosa. E questo è quanto. Io sono veramente molto contenta di aver ricevuto questo stabilizzatore. È abbastanza pesantino da tenere dopo un po', cioè nel senso, così non è molto pesante, riuscite a tenerlo tranquillamente. Ovviamente quando mettete poi la vostra fotocamera o videocamera, inizia a diventare un po' più pesante. Io la sto utilizzando sempre solo con la Sony perché è una compatta ed è più semplice da trasportare e non diventa neanche troppo pesante nell'insieme. È un acquisto che consiglierei. Se siete patiti di video e create contenuti dove appunto vi interessa avere una fluidità nella registrazione o nel vostro videoclip, sì. Io ho intenzione di farci un sacco di video con questo accessorio. Sicuramente se non l'avessero inviato l'avrei comprato, perché era una delle cose che volevo proprio per fare l'upgrade delle mie attrezzature, per poter migliorare la qualità dei miei video, quindi sicuramente l'avrei comprato. Anzi, avrei preso il crane, quello un po' più pesante, un po' più grande, per fotocamere un po' più pesanti. Diciamo che va benissimo se non sapete se prendere quello più piccolino o quello più grande, perché esiste anche uno un po' più piccolino per telefoni e per GoPro. Anche questo potete utilizzarlo per i telefoni, per le GoPro, ma secondo me è sprecato, perché se prendete uno stabilizzatore, cioè secondo me se fate un salto di qualità è giusto fare un salto di qualità anche con videocamera e riprese, perché altrimenti non ha senso spendere soldi per uno stabilizzatore e rimanere indietro con la qualità del video. Però vabbè, sono opinioni, questa è la mia opinione. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio. Se avete delle informazioni in più da scambiare o comunque volete approfondimenti o sapete consigliarmi qualcosa, non lo so, qualsiasi cosa siamo qua per condividere, scrivete qua sotto nei commenti, va bene? Un bacio e alla prossima, ciao!